Ciao a tutti, in questo video vi parlo ancora di rossetti. Probabilmente questo video uscirà dopo quello dei rossetti Sephora e quindi vi parlo ancora di rossetti liquidi. Dove vado io? In un centro commerciale dove vado io? C'è un negozio Victoria's Secret e vi dico la verità, non ne ero mai entrata, mi aveva neanche mai attirato più di tanto perché comunque l'intimo che hanno loro non mi piace, non mi interessa e neanche tutti i profumi, i prodotti per il corpo. Invece poi un giorno, ovviamente io amante dei rossetti, ho visto che c'erano dei rossetti e quindi sono entrata a curiosare e ho trovato un prodotto che mi è piaciuto veramente tanto. Questo set di 5 rossetti liquidi. E così ho detto, caspita, riesco ad avere praticamente tutti i colori e costava 29,90 euro, quindi insomma 6 euro a rossetto, una cosa che non è, insomma, non è esagerata. Tra l'altro c'era anche un'offerta, invece prendendoli singolarmente c'era un'offerta tipo 1 più 1, 2 più 1, insomma comunque si riusciva a risparmiare. Mi pare che uno costa 14 euro più o meno e mi pare che ci siano anche dei gloss oltre che rossetti liquidi, insomma. L'ho preso. In realtà non ho capito come mai non ci sono recensioni in italiano su questi rossetti, non le ho trovate. Penso che sia una catena di negozi che non è presente in tutta Italia o insomma in tutte le regioni, in tutti i centri commerciali, quindi probabilmente non è molto diffusa e quindi non è presa molto in considerazione. Ho trovato solo video, insomma, di ragazze straniere, insomma, che parlano in inglese. Però io comunque sono rimasta così incuriosita e li ho provati. Devo dire che sono un po' particolari, nel senso che sono piuttosto densi, quasi una marmellata come consistenza. Però poi in effetti si comportano bene. Ce n'è uno soprattutto che mi piace moltissimo, che è questo qua, il fucsia. Ora io ve li faccio vedere tutti applicati, così almeno vedete bene i colori. E vi dico che appunto questo fucsia mi piace molto perché si asciuga e non si trasferisce particolarmente sulle cose mangiando, comunque anche una buona durata, non secca e lo trovo confortevole, quindi anche gli altri più o meno. Quello è quello che mi ha, diciamo, che mi piace di più, che mi ha colpito di più. Comunque vi faccio vedere. Allora, il primo è quello che sto indossando, che è questo nude, che si chiama Adored, vi faccio vedere, Adored, è proprio un nude piuttosto chiaro, però comunque vedo che sta bene, non è troppo chiaro, eccolo qua, è un bel nude, faccio vedere da vicino. Rimane è come avere un burro cacao perché rimane comunque abbastanza burroso sulle labbra e non è appiccicoso e non secca le labbra, quindi vi faccio vedere il secondo. Questo qui è Perfection, lo faccio vedere anche sulla mano. Quindi questo è il primo, questo è il secondo. Questo qui è un po' più rosato. Questo è un po' più del nocciola, questo invece è più rosato, molto bello questo. Anche questo, come l'altro, confortevole, rimane appunto abbastanza burroso, ma non troppo. È piacevole da indossare. Vi faccio vedere quello rosso, questo è rosso, Desire si chiama. È proprio un bel rosso, proprio bello. Non metto tanto rossetto, soprattutto questi più scuri, negli angoli delle labbra perché si tende a accumularsi un po', quindi preferisco non metterne di meno. Però è molto bello anche questo. Sono belli corposi, cremosi, però comunque si riescono ad applicare velocemente, senza far fatica. L'applicatore è fatto così, piuttosto lungo, dritto, normale. Vi faccio vedere quello che è il mio preferito. Questo è Obsessed. È bellissimo. È un fucsia, ma non acceso, non vistoso. È veramente molto bello, mi piace tantissimo. Eccolo anche sulla mano.
Poi vi ho detto, tra tutti, li ho provati un po' tutti, questo è quello che mi piace di più anche proprio come confortevolezza, come durata. Proprio dopo un po' si asciuga e appunto quasi appunto non si trasferisce più, rimane proprio bello attaccato alle labbra. E anche questo non è appiccicoso, veramente molto bello, consigliatissimo. Vi faccio vedere lui. Questo qui è Drama, che è questo qua, il colore più scuro, che è un rosso violaceo, bello intenso. Questo qua è un pochino, è più marmellato, ha più una consistenza di marmellata rispetto agli altri, un pochino più denso, però comunque anche questo è confortevole, lascia le labbra morbide. Quindi devo dire che la prima impressione mi sono sembrati, appunto, la prima volta che li ho provati, mi sono sembrati un po' asciutti, un po' comunque appunto così densi, mi dava l'idea di essere un po' fastidiosi. Invece poi in realtà non è così, perché ho visto che appunto tenendoli più ore non danno fastidio, sono comunque confortevoli, soprattutto lasciano le labbra morbide, nonostante appunto siano un pochino così, un pochino secchi come texture, un po' densi. E quindi niente, questi sono tutti i 5 colori, sono tutti belli, ma questo qua è il mio preferito, il fucsia. Eccoli qua. Quindi io spero di avervi incuriosito con questi rossetti. Se vi capita di passare da uno di questi negozi di Victoria, provate a vedere, insomma, andate a provare questi rossetti, perché secondo me sono degni di considerazione. Non sono male per niente, quindi magari uno, insomma, si può anche così. Prendete quello che vi ho detto io che è il più bello, veramente ne vale la pena. Niente, quindi con questo è tutto. Io spero che questo video appunto vi abbia incuriosito e vi aspetto al prossimo video. Ciao, un bacio.